Ciao a tutti, oggi è lunedì 10 luglio 2023. Siamo nella nostra tabella di marcia al giorno 13. 5 giorni dopo aver messo il cerchietto con la covata idonea nello start, andiamo a controllare le celle, se sono in costruzione, spacchiamo le altre e controlliamo un po' il tutto. Allora, io adesso l'ho guardata anche ieri, ho già rotto le celle, ho già visto un po' tutto, solamente che dopo non ho fatto il video perché stavo facendo dell'altro, stavo mettendo dei melari alle casse. Allora sarebbe stato un video troppo lungo, lo riguardiamo oggi per farvi vedere un po' tutto, così riesco a fare un video fatto un po' bene, un po' più compatto, altrimenti faccio dei video da mezz'ora e dopo capisco bene che non interessano tutti, possono interessare ma non a tutti. Ah, mi è arrivato il mantice dell'affumicatore, così se Dio vuole ho un affumicatore un po' che funziona bene. Allora, ho stretto lo starter, ho tolto tutti i telaini in eccesso perché stanno importando un sacco di erba medica. Quindi era tutto imballato e allora ho messo dei cerri per tenere la cassetta piena, per tenere lo starter pieno e l'ho stretto su 5. Allora adesso togliamo questi, li mettiamo qua, poi il nostro bellissimo affumicatore, diamo un colpetto, tiriamo su e diamo un'occhiata. Allora, avremo 2 o 3 telaini di covato percolata nascente, poi un telaino con la covata fresca e poi un telaino con il cerchietto. Ok, allora qua vedete tutta l'importazione che stanno facendo, stanno imballando tutto di erba medica. Le celle le abbiamo già rotte diverse volte, ci diamo sempre un'occhiata perché non ce ne sia scappata qualcuna. Se ci scappa una cella reale siamo fregati. I cerri, mi raccomando, oltre il diaframma, perché la famiglia, lo starter deve solo allevare le celle, non deve fare altro. Tenetelo bello stretto, un sacco d'api, vedete che c'è pieno d'api. Questo qua era il telaino, no, questo qua è sempre covato percolata. Quello dopo, guardiamo sempre sempre le celle, guardiamo se ne vediamo. Ieri ho fatto anche un ossalico e glicerolo gocciolato perché erano piene di varroa, vedevo veramente la varroa su sopra un sacco di api. Perché? Perché continuando a buttarci dentro api covata, api covata, api covata, senza metterci covata aperta, la varroa rimane sulle api e è un disastro. Oltre ad accorciare la vita, vedete anche quel fuco lì che ne ha due sotto. Spero che si veda il dettaglio. Sto cercando di metterlo più a fuoco possibile. Ho le api in bocca, in pratica. Comunque, ieri ci ho dato un colpetto da stenderne un po'. Perché cosa succede? Se c'è troppa varroa va a rovinare le celle reali, perché va dentro, dove ci sono le regine e ce ne va un sacco e magari fa morire le larve. Questo qua era la covata fresca, c'è una cella qua da rompere in costruzione. Se vedete qualsiasi cosa che assomiglia a una cella, lo spacchiamo. Qua ce n'è un'altra. Qua ce n'è un'altra. Le ho rotte ieri, ma c'è proprio un'esagerazione.
Adesso c'è il cerchietto, vediamo un po'. Vediamo un po' quante celle. Ce n'erano 6, se non ho sbagliato a contarle ieri. Adesso le guardiamo insieme, così. Questa qua è tutta importazione. Si vedono le celle che sono state percolate. Sembrano piccole perché sono al centro del telaino, comunque 2, 4, 6 ce ne sono. Volevo farlo vedere nel dettaglio. Stringiamo tutto. E questo dovrebbe essere un telaino di sponda. Adesso lo andiamo a dare un'occhiata. C'è solo miele. Adesso non facciamo altro che richiuderlo. Così mettiamo questo. E poi mettiamo i telaini qua, che se proprio proprio non sanno dove stivare il miele, magari cominciano a costruirlo, anche se essendo orfane non dovrebbero. Però li metto giusto per non trovarmi l'arnia piena di favi naturali, magari, che dopo è un disastro toglierli. Consiglio sempre di tenere le arnie piene. Metteteci dei cerri piuttosto, ma non lasciate mai parti vuote, perché se c'è molta importazione trovate sempre costruito magari e i favi attaccati sotto il tetto, che quando sollevate cade tutto. Adesso qua stiamo attenti, tiriamo via le acque qua, così. Il coperchio sta appena sollevato perché il diaframma che c'è è proprio ermetico, è fatto apposta per lo starter, per chiudere più possibile. Adesso vi volevo far vedere i nuclei che li ho fatti ieri, una settimana prima di quando saranno pronte le celle da trasferire. Ce n'è uno qua. Allora, uno sarà lo start, due, tre, quattro, e due li ha portati Dario ieri, che sono i suoi, che adesso guardiamo i suoi così lo critichiamo aspramente. Allora, qua non si passa, passiamo di qua. Tanto ci devo mettere i diaframmi, perché lui viene qua sempre, fa sempre i lavori a metà e mi tocca fargli a me. Scherzo, naturalmente. Allora, diamoci un'occhiata, vediamo un po'. Prima di tutto dobbiamo preparare dei sassi da metterci, prendiamo qua. Uno e due, che ci vogliono sempre. Allora, vediamo un po' i nuclei di Dario, tanto che siamo qua, così li vede anche lui, so che guarda. Aveva messo un blocco per non far muovere i telaini, perché li ha dovuti trasportare. Bravo Dario, ha imparato bene. Allora, queste tecniche non le conosco, vedi? Ho imparato qualcosa di nuovo, non lo sapevo. Allora, questi qua sono i nuclei di Dario, appena di covata, un po' di importazione. Allora, dovrebbero, io li ho fatti così, avevo detto di farli con due covate o percolate, infatti questa è percolata. Due telaini o percolata, di covato percolata, e uno di una sponda di miele. E qui chiaramente andremo a spaccare tutte le celle. Allora, cosa faremo adesso? Questi nuclei li ha portati ieri, che era domenica. Sabato
dobbiamo trasferire le celle reali. Prenderemo le celle reali dallo starter che abbiamo visto prima, le tagliamo con un tagliarino che scalderemo col cannello, le tagliamo, poi prendiamo un telaino di questi, sempre col tagliarino ci facciamo uno scasso in mezzo e ci mettiamo la cella, in modo che gli diamo la cella reale allevata con lo starter direttamente dalla famiglia. Prima andiamo a togliere tutte le celle reali, in modo che non abbiano più covata da cui possono fare le celle, e in pratica le obblighiamo a accettare la nostra. Diamo un'occhiata anche a questo, sempre di dare. Questo qua è più bello, ne ha fatto uno un po' più bello, uno un po' più brutto, però là non c'era una gran covata. Questo qua invece, ci diamo un'occhiata, qua c'è un po' di covata da maschio appena di sponda, ce ne sono di api, lo mettiamo qua. Questo qua c'è un po' di covata, però là c'è più covata, però questo qua è una meno. Guardiamo l'ultimo. Ah, c'è un po' di covata, così nel frattempo ne nasce un po', e poi questi li tratteremo quando non avranno la covata, che facendo un po' i conti dovrebbe essere circa quando tratto le apiario, perché adesso settimana prossima o tra 10 giorni inizio a fare il blocco di covata, in modo da trattare l'apiario nello stesso periodo. Qua non faremo nessun blocco, qua approfitteremo del passaggio tra una regina e l'altra, cioè quando nascerà la nuova. L'ideale sarebbe togliere la vergine, cioè nel senso aspettare che si fecondi, poi spostarlo un attimo, fare il gocciolato e poi rimetterla per evitare che si bagni con lo salico, che non è mai bene bagnare la regina. Adesso ci mettiamo un attimo all'ombra, facciamo un riepilogo, troviamo un pezzo di ombra qua, va bene, ci vediamo qua un attimo. Allora, siamo, come dicevamo, al giorno 13. Dopo 5 giorni dopo aver trasferito il cerchietto nella famiglia, abbiamo controllato le celle reali che si sono formate principalmente nel telaino che abbiamo messo di covata fresca quando abbiamo inserito il cerchietto. Quelle le abbiamo eliminate in quel telaino lì e abbiamo lasciato 5-6 celle. Leggiamo insieme: posso eliminare tutte le celle che si saranno formate nel telaino covata fresca e lasciare 5-6 celle nel telaino a cerchietto. Quelle più comode da tagliare col cutter. Ne hanno fatte 6, ce ne sono due attaccate, poi vedremo come gestirle. E dal foglio i nuclei li potevamo aspettare qualche giorno a prelevarli. Potevamo farli anche il giorno prima di buttare le celle dentro, le celle nei nuclei, però io preferisco farlo un pochino prima perché ho visto che magari c'è più accettazione, secondo me, perché essendo più disperate, non avendo la loro covata, non avendo nient'altro, tendono ad accettare la cella che gli diamo già pronta. Quindi il prossimo step, visto che abbiamo già fatto i nuclei, sarà tra altri 5 giorni, quindi sabato, che è il decimo giorno dopo, qui c'è scritto traslarvo, in realtà è quando abbiamo inserito il telaino con la covata tra virgolette a cerchietto, con la covata delimitata dal cerchietto. Quindi sabato andrò a chi viene anche Dario aiutarmi, prendiamo le celle, le tagliamo col cutter e le mettiamo nei nuclei. Se riusciamo facciamo il video, così vi facciamo vedere un po' tutto il dettaglio. E quindi per oggi direi che siamo a posto. Spero
Spero che tutti i vari passaggi vi siano chiari. Ho cercato di fare un foglio riepilogativo e sto cercando di fare i video man mano, anche se non sono il massimo, per farvi capire un po' come muovervi per un piccolo allevamento di uccelli reali hobbistico senza effettuare il traslarvo. Io ho una tecnica che utilizzo da diversi anni, mi trovo bene, la reputo molto valida, non ha niente da invidiare al traslarvo. Chiaramente per chi ha molte casse conviene fare il traslavo perché si fa più regine, però per chi vuole mantenere una qualità elevata senza fare il traslavo io consiglio questa tecnica, provatela e così fate un po' di esperienza e vedete. Se avete qualcosa da chiedere scrivete pure nei commenti o in alternativa potete scrivere al nostro gruppo di Telegram dove c'è il topic apicoltura, trovate me e svariati apicoltori che saluto, che vi possono essere utili se avete domande, eccetera. Quindi vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.